Ma dico io, ieri Stampa di Torino, Repubblica di Roma, i due quotidiani del gruppo Gedi, stesso gruppo editoriale. Tutti e due contro Meloni, tutti e due desiderosi di dimostrare che non era andata bene la trattativa di Meloni a Bruxelles per la nuova legislatura europea. Titolo della Stampa: la sfida di Meloni. Titolo di Repubblica: la ritirata di Meloni. Momento, scusa. Ma come fa la stessa persona, nello stesso momento, nella stessa circostanza, a fare insieme la sfida e la ritirata? E come fai tu a descrivere la stessa leader politica su un quotidiano come il bullo del quartiere che vuole appunto bullizzare gli altri, la sfida, o come invece la sconfitta della partita che viene marginalizzata e umiliata dagli altri, la ritirata? Oggi riescono a fare addirittura di peggio perché sulla stampa un retroscena di Ilaria Lombardo descrive una Meloni quasi in lacrime, disperata, guardata perfino impietositi da altri leader europei. Però quegli altri dicono: no, però invece la Meloni ha combattuto, ha fatto, pone veti, eccetera. Sarebbe l'ora di avere un atteggiamento adulto. È perfettamente legittimo, ci mancherebbe altro che dei quotidiani siano ostili a un presidente del Consiglio, a un partito, a una maggioranza. È perfettamente legittimo che facciano critiche severe, robuste. Anzi, una democrazia vibrante vive esattamente di queste cose e fanno male i governi che vivono in modo spiacevole le critiche che ricevono. Tutto questo fa parte del gioco, ma per favore, trasformare tutto in una specie di fiction. Peraltro, due fiction con sceneggiatura opposta da parte di due giornali dello stesso gruppo editoriale, criticando la Meloni contemporaneamente e contestualmente per una ragione e per la ragione opposta, fa ridere e mostra soltanto una faziosità di fondo che non rende credibili questi critici e questi oppositori di carta.